applauso. Il Festival Bisogno Italiano è un festival dedicato ai giovani e per i giovani e ci fa molto piacere che ci sia anche questa sezione del Premio Luca De Nigris proprio per uno sguardo più attento sulle produzioni dei giovanissimi, degli under 18, di quelli che appunto ancora vanno a scuola però si pongono un problema sul linguaggio cinematografico e cercano di realizzare dei piccoli film. Il premio Luca De Nigris giunge alla 21esima edizione, un premio ormai consolidato, un grazie alla Cineteca di Bologna, Schermi e Lavagna, che con gli amici di Luca promuove questo premio. Un premio che ormai si è consolidato nelle scuole, quest'anno 39 partecipanti tra scuole di ogni ordine e grado, con tantissimi temi, dal web, dai rischi del web al cyberbullismo e a tanti altri temi che sono proprio tipici della nostra gioventù. Ecco, è bello che questo premio entri nelle scuole, è bello che riesca a sostenere con il suo premio economico l'attività didattica scolastica e speriamo sempre più che nei prossimi anni possa raggiungere il maggior numero di scuole e perché no avere anche dei nuovi registi che si mettono sulla scena. Ecco, voi avete selezionato i video, i film che partecipano alla 21esima edizione del premio De Nigris all'interno di Visioni Italiane. Quali sono i temi che sono emersi di più da questi video? Questo anno abbiamo avuto tanti temi sull'uso del social network che hanno lavorato tantissime scuole su questo tema e anche bullismo. Devo dire che un'altra cosa molto interessante in questa edizione è che anche tante scuole, soprattutto scuole secondarie, hanno lavorato anche sulla memoria, sulla guerra e le brutte sequenze che può avere una guerra. Sono giovani registi, filmmaker, cosa si impara anche da loro? Allora, da 2 anni il Premio De Nigris ha dedicato anche una sezione per giovani videomaker e devo dire che sono anche molto bravi e il tema principale che hanno lavorato questi giovani videomaker è stata l'immigrazione. Soprattutto c'è un film molto, molto interessante e molto bello che ha vinto anche il premio per giovani videomaker sull'immigrazione, che sono stati un gruppo di ragazzi che sono andati addirittura a Lampedusa e hanno parlato di una realtà che magari per un giovane veramente di quell'età non è stato così facile. Maria Vaccari, perché un premio cinematografico col nome di Luca De Nigris? Ma prima di tutto perché Luca amava moltissimo il cinema e diciamo per essere solo un adolescente, perché è andato in coma a 15 anni, ma fino a quell'età lì Luca aveva seguito molto tutto il mondo della cinematografia. Gli aveva trasmesso la passione suo papà Fulvio, col quale Luca stesso aveva fatto esperienze di realizzazione sia di animazione ma anche di piccoli film, per cui era il suo mondo veramente e di conseguenza ci è sembrato molto bello unire l'esperienza di una breve vita come quella di Luca con quella dei nostri ragazzi nelle scuole, dove secondo noi c'è molto bisogno di utilizzare il mezzo video nell'educazione, nella crescita culturale e anche sociale dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. Ecco, è un mondo, quello cinematografico, ma anche quello teatrale, della comunicazione in genere, che è ancora molto caro a voi come associazione e anche all'interno della Casa dei Risvegli. Ma sì, certamente viene utilizzato sia in forma, diciamo, come mezzo di comunicare verso l'esterno, ma anche se possibile per produrre, soprattutto con i nostri laboratori che sono primariamente teatrali, ma che vedono al loro interno anche delle produzioni filmografiche, delle persone che con disabilità residua dopo il coma devono vivere appunto esperienze di risocializzazione.